Proseguono i regali prenatalizi del Pescara. Difficile commentare questo 2-2, figlio di tanta sfortuna ma anche di qualche dubbia decisione arbitrale e di una ingenuità di Fiorillo e compagni. Lo Spezia si conferma bestia nera del Pescara, Pescara che non riesce a battere i Liguri da 66 anni. Risale infatti al lontano 1949 l'ultimo successo del Delfino sui bianconeri spezzini. Il finale della gara è stato poi al veleno con l'allontanamento dalla panchina di un furioso Massimo Oddo e le contestazioni del pubblico di casa nei confronti del direttore di gara Pairetto Di Nichelino. In campo biancazzurri per 10 undicesimi con la formazione di Cesena e l'unica novità del ritorno fra i pali di Vincenzo Fiorillo. Al 12° su un cross proveniente dalla destra Fiorillo esce male con Migliore che va a colpire di testa e con Fornasier che va a sventare la minaccia ospite. Il Pescara cresce con il trascorrere dei minuti e così al 28° Gianluca Caprari crossa molto bene a centro area per la Padula che impatta bene di testa trovando però la parata di Cici Zola. Al 31° c'è un angolo di Acampora con Fiorillo che si ostacola con Memushai non riuscendo ad abbrancare il pallone che finisce ancora in corner. Il finale di primo tempo vede al 41° sugli sviluppi di un angolo una buona opportunità per i biancazzurri con la Padula che ostacolato involontariamente da Benalì va a mettere il pallone al lato dall'interno dell'area piccola spezzina. La ripresa si apre con il vantaggio del Pescara, angolo di Caprari, colpo di testa di La Padula, miracolo di Cici Zola che respinge e gol di Fornasier di testa per l'1-0. L'ex sandoriano festeggia così il primo gol in maglia bianca-azzurra. Il Pescara ci crede, al terzo è Verre con un tiro al lato a mancare di poco la mira. La squadra di Oddo continua a premere e al sesto è Caprari a chiamare alla parata in calcio d'angolo Cici Zola. Al 12° lo Spezia chiede un rigore per un sospetto contatto in area abruzzese fra Verre e Catellani. L'inglese Pairetto lascia proseguire fra le proteste ospiti, ma il Pescara della ripresa è diverso da quello del primo tempo e così al 18° di destro e di potenza la Padula mette in rete per il raddoppio dopo un ottimo servizio di Verre, segnando così il nono gol stagionale. Gara in discesa per i biancazzurri, ma neanche per idea, visto che dopo due minuti arriva il 2-1 di Catellani con la complicità di Fiorillo. La gara si scalda e al 24° è Verre a far gridare al gol i 6.000 dell'Adriatico con la palla che si stampa però sulla traversa. Nel Pescara entra Selasi al posto di Benalì e Oddo così si copre, con lo Spezia invece rinfrancato che sposta in avanti il suo baricentro, potendo contare anche su Brezovec subentrato da Campora. Al 34° Caprari ha un buon pallone fra i piedi, il veleno è però ancora una volta concentrato nel finale con il palo di La Padula al 42° ed il gol di Terzi allo scadere per un calcio di rigore concesso per un dubbio fallo di Fornasier su Catellani dagli 11 metri, il capitano spezzino non sbaglia. Poi il terzo legno di una gara incredibile ad opera di Marco Sansovini a certificare 90 minuti maledetti ma che devono anche far riflettere un Pescara ingenuo e capace ancora una volta di farsi del male da solo. Vabbè, l'espulsione è l'ultimo dei dettagli che mi fanno arrabbiare, anche se poi è veramente ingiusta perché non ho detto assolutamente niente. Gli arbitri pretendono rispetto ma devono darlo anche loro perché non è possibile che vieni cacciato per aver detto solo 3 minuti. Allora, questo rigore? Non è rigore, non sono assolutamente arrabbiato per il rigore, quello è l'ultimo dei problemi, il rigore, a parte che non c'era, secondo me, ve l'ho rivisto prima, aveva preso la palla, ma anche se ci fosse stato, cosa c'è, magari mi sbaglio io, non è quello il problema è che il giocatore che ha preso il rigore è partito da metà campo, ha saltato 3 uomini e è entrato in area. Noi siamo troppo ingenui, sono stufo veramente di continuare a dire che siamo giovani, dobbiamo crescere, cioè ci dobbiamo dare una svegliata perché non è possibile. Comunque è vero che siamo giovani, è vero anche che siamo giocatori di qualità, che sono giovani ma hanno più di 100 presenze in Serie B e bisogna svegliarsi perché io sono da un lato stracontento di quello che fanno i ragazzi, oggi hanno fatto una partita perfetta, bellissima. E l'errore di non il rigore ma dell'ingenuità del secondo gol, cioè io appena vedo un giocatore al 90° che mi parte palla al piede io lo butto giù, cioè non c'è niente da fare. Sicuramente le percentuali sono più alte quando uno è scivolata di dare il rigore che no, però se ce lo dava prima, che ce n'era forse uno prima migliore, cioè secondo me un po' di più, che si vedeva che sta colpendo per andare a far gol, è stato spostato, forse era meglio, così evitavamo. Lo Spezia ha fatto tutto quello che doveva fare contro una buona squadra che è il Pescara e
pelino di fortuna l'abbiamo avuto, perché bisogna dire che il pizzico di fortuna bisogna averlo in queste occasioni qua, però lo Spezia non ha mai mollato e ci ha creduto con qualità di alcuni giocatori che abbiamo anche noi.